questo lavoro nasce, in realtà è una porzione di un lavoro molto più grande che è un sogno, e nasce dalla volontà di fare uno spettacolo pirotecnico all'interno di una stanza totalmente bianca e di vedere quello che accade. Questo forse no. Per ovvi motivi di sicurezza non sono ancora riuscito a fare questa installazione, per cui nel tempo ho pensato di andare a lavorare sul più piccolo, ricreando appunto una piccola stanza di vetro, in questo caso, che contiene una piccola esplosione di un piccolo petardo o una miccia. Questa serie di lavori nasce da un ragionamento sull'immagine, sull'iperproduzione dell'immagine, soprattutto per quanto riguarda la spettacolarizzazione dell'immagine. E in effetti, in questo caso, il titolo Mi metterei un dito nell'occhio, quindi per accecarmi, in questo caso viene tolta quella che è la spettacolarizzazione, ovvero lo spettacolo pirotecnico a tutti gli effetti, e viene restituito al pubblico il disegno che crea la distruzione dell'oggetto. Allora di questi forse. Beh, carino l'effetto. Questo lavoro è l'ottavo della serie. Sono tutti di dimensioni differenti e d'allestimento differente, per cui il vetro e i materiali sono utilizzati in maniera diversa. Nel tempo ho allestito questi lavori a terra, molto bassi, con teca di vetro come in questo caso. Questa serie prevede anche delle installazioni su pavimento che diventerebbero poi dei tappeti di petardi di forme differenti e grandezze differenti. Ho scelto la lastra d'acciaio oltre al vetro e al legno perché l'acciaio mi restituisce appunto questo colore creato dalla bruciatura del petardo, che mi crea questo disegno casuale, e soprattutto perché l'acciaio si può pulire totalmente, quindi chi poi comprerà questo lavoro, il collezionista o la collezionista, potrà rifare da sé l'esplosione. E quindi ogni volta si creerà un disegno differente.